Cari amici, in questo video analizzeremo brevemente quello che è il diritto di associazione sancito nell'articolo 18 della Costituzione, articolo 18 che esplicitamente recita come i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. La seconda parte dice invece che sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Più volte sul diritto di associazione è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che ha definito tale libertà quale diritto inviolabile della persona in quanto tale. Infatti l'articolo 18 della Costituzione è strettamente correlato anche all'articolo 13, perché esprime la libertà inviolabile della persona, quindi di associarsi liberamente, ma è strettamente connesso all'articolo 18, quale diritto fondamentale che tutti i cittadini hanno di esplicare la propria personalità all'interno, quindi delle formazioni sociali. Ma vediamo in cosa si concretizza poi il diritto di associazione. Il diritto di associazione è innanzitutto il diritto di costituire liberamente un'associazione, il diritto di aderirvi liberamente, il diritto poi di recedere dalla stessa adesione, quindi di uscire dalla stessa senza appunto vincoli, quindi e senza sanzioni. L'articolo 18, che è un articolo 18 della Costituzione, che ha quindi dei legami anche con l'articolo 2, come abbiamo detto, con l'articolo 13, ma anche con l'articolo 39, laddove si parla di associazioni sindacali, l'articolo 49, 48 e 49, laddove si parla di associazioni di tipo politico, perché le associazioni sono appunto delle organizzazioni all'interno delle quali le persone appunto si associano per la realizzazione di una specifica finalità, che può essere la più disparata, può essere culturale, può essere solidaristica, può essere appunto di tipo politico, e quindi meritano una tutela certamente, ecco, importante da parte dell'ordinamento, quindi costituzionale. Ovviamente però ci sono anche delle associazioni che non possono meritare tutela da parte dell'ordinamento costituzionale, infatti sono vietate tutte quelle associazioni che sono volte alla ricostituzione del disciolto partito fascista, sono vietate le associazioni di tipo segreto come la massoneria, che erano organizzate attraverso principi autoritari e verticistici ed erano organizzate al fine di minare la stabilità e gli equilibri istituzionali, ovviamente come sono vietate anche le associazioni paramilitari, che sono quelle associazioni che si propongono di realizzare scopi politici attraverso l'uso della forza militare, quindi attraverso l'uso della violenza, così come sono vietate le associazioni quindi di tipo mafioso, praticamente quelle che perseguono scopi dunque eversivi. Quindi non tutti i modi di associarsi sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Quindi questo è quello che traspare e che possiamo dire che emerge dall'interpretazione attenta dell'articolo 18 della nostra Carta Costituzionale, che sancisce quindi il diritto di ogni cittadino quindi di associarsi. L'ultima cosa, la differenza del diritto di associazione di quell'articolo 18 e quello all'articolo 17, che sancisce il diritto di riunione. Il diritto di associazione è un diritto che ha dei caratteri di continuità e di permanenza nel tempo. Gli associati hanno non solo un vincolo associativo che li lega, ma hanno anche uno scopo, una finalità comune di tipo lecito che li fa appunto stare insieme, li fa associare, quindi è un carattere, e ovviamente l'associazione quindi può continuare ad esplicare la propria funzione se mantiene i caratteri della legalità e della non violenza.